Primo sarà sostanzialmente un annuncio, ed è quello per cui noi abbiamo lo stesso numero gruppo di lettura a livello italiano della città di Barcellona. Sembra uno sminuire, ma in realtà non è così. È una battuta, 6 anni fa, non l'avremmo pensato, parlavamo ad Arco di 44 gruppi di lettura, eppure già allora, probabilmente con uno sguardo lungo che in questo caso dovremmo riconoscerci, pensavamo che questa piccola cosa, questo piccolo fenomeno avrebbe riservato delle sorprese e siamo qui a testimoniarlo, per cui io adesso vi do questo annuncio perché probabilmente tante altre considerazioni che già sono state fatte, non sto a ripeterle. Ma forse quello che noi non sappiamo di noi è che comunque siamo cresciuti di parecchio. Siamo sempre nei piccoli numeri, comunque siamo decuplicati in 6 anni. Questi gruppi che io ho tenuto in una specie di rubrica, registro, agenda che vedete pubblicato da Luigi sul blog dei gruppi di lettura è uno strumento, devo dire, abbastanza pragmatico e da cui non possiamo aspettarci delle considerazioni che esso non può dare, tuttavia ci dice alcune cose. Che i gruppi, o perlomeno quelle formazioni che io rinvengo con l'aiuto di altri sul web, si autodefiniscono gruppi di lettura. Gruppi di lettura, pochissimi casi uso un'altra dizione. Sono per tre quarti gruppi che nascono per impulso o sono accolti o sono, come dire, si raccolgono essi stessi attorno alle biblioteche italiane. Quindi noi per adesso teniamo questa definizione generica, poi cercheremo di capire cosa è successo. L'altra notazione importante è dove sono cresciuti, fioriti, nati, sorti, emersi i gruppi di lettura. Sono concentrati attorno alla provincia milanese, e dico provincia non a caso, e si dirama in un'onda che parte da qui, dal cuore pulsante dei gruppi di lettura che è il sistema nord-est, con Cologno al suo centro. Una intensificazione procede verso est, contando quindi il Veneto che ha una buona postazione e anche le due piccole regioni orientali, Trentino e Friuli, danno segno di un notevole intensità e vitalità. Se invece ci portiamo verso occidente, il Piemonte e soprattutto Torino ha una varietà di proposte molto variegata in cui i gruppi di lettura, pur essendo molto significativi, non sono così prevalenti, ma di questo poi parleremo più avanti. E sulla Liguria, un picco roccioso, è il caso di dirlo, di lettori accaniti si consolida nel genovese. Scendendo verso sud, non sto a farvi vedere torte o altro, ve lo risparmio, scendendo subito dopo la linea gotica, l'Emilia-Romagna si assesta con una cinquantina di gruppi di lettura che straordinariamente abbiamo visto sorgere senza nessun particolare impulso, se non in casi rarissimi, nel caso di Modena e di Cervia, forse anche di Parma, per impulso delle biblioteche, ma spontaneamente, come il Piemonte, anche l'Emilia-Romagna ha una varietà molto interessante di affioramenti di gruppi di lettura. I casi più interessanti, anche più singolari, per la motivazione, la matrice e anche il luogo dove si ritrovano. In questi casi abbiamo librerie, associazioni, gruppo teatrale, altro che potete immaginare, fino alla scuola di tango, per dire. Ma poi sulla tipologia di questi che, così in maniera un po' leggera, io chiamo ibridi, ma che sono anche molto molto di più, ci ritorneremo. Intanto, sempre per la classifica dei territori più fecondi per la coltivazione dei gruppi di lettura, dobbiamo dire che la Lombardia ha quasi la metà dei gruppi di lettura nati intorno alle biblioteche. Ma forse vi stupirete dal sapere che è la provincia di Brescia che a me risulta abbia il maggior numero di gruppi di lettura. Chiedo
chiediamoci cosa è successo, perché potrebbe essere molto interessante capire questo caso bresciano. Nel Veneto un altro punto di eccellenza, possiamo dire, è quello della provincia, dei gruppi della provincia di Vicenza e di Treviso, dai quali ci aspettiamo nuovi affioramenti. Ecco, un altro caso interessante è che le biblioteche che favoriscono, coltivano o facilitano in qualche modo i gruppi di lettura sono biblioteche medie, medio, poco più che medie, ma soprattutto piccole e medie biblioteche, quindi di una, come dire, di una grandezza minimale. Anche questo è un dato molto interessante. A parte la capitale Roma, che ha creato con un programma di, chiamiamolo così, di fecondazione assistita una ventina di circoli di lettura, tutte le altre città più importanti non hanno un numero proporzionato di gruppi di lettura spontanei o vicini alle biblioteche. Questo tanto per darci un'idea. Ma ci siamo fermati all'Emilia Romagna, su cui ci siamo soffermati un attimo, per arrivare a vedere che lungo l'Appennino l'onda si dirada fino a scomparire procedendo verso sud. Che siano gruppi di lettura nati con le biblioteche o fuori dalle biblioteche, il numero ormai tende a essere pari a zero. Nella parte meridionale del paese abbiamo alcuni fenomeni che hanno come centro, forse non la lettura, ma sicuramente il libro. Mi riferisco in particolare alle Puglie, che è la regione dell'editore Giuseppe La Terza, che ha voluto fortemente, insieme con altri piccoli editori, questi momenti, a volte stagionali, a volte legati a un, come dire, a un impulso istituzionale, si chiamano presidi del libro, così si chiamano, hanno una cinquantina di, non so come chiamarli, occasioni di incontro, perché non sono stabili, per lo più sono chiamate, convocazioni annuali o stagionali, in Puglia, dicevo, in Sardegna, dove non esiste quasi un gruppo di lettura, e una buona porzione anche in Piemonte. Quindi il Piemonte ha una varietà, abbiamo visto stamattina dalle due nostre testimoni, che ha una varietà che si concentra, mi sembra di capire, attorno a Torino, di formazioni di lettori. Ecco, anche questo è un campo di intervento su cui insomma, richiamo la vostra attenzione, perché forse è lì uno di quei punti in cui la contaminazione, il legame, l'incrocio tra diverse forme di lettura può essere particolarmente pieno di novità e anche di sorprese. Quindi abbiamo localizzato, come si dire, l'affioramento dell'arcipelago dei lettori. A questo punto ci chiediamo, io li ho presi per buoni, gruppi di lettura, cosa siano? Non sono in grado di essere così precisa dalla rubrica così sintetica che mi sono trovata a compilare, perché effettivamente le informazioni sono molto esili e molto sintetiche, poco più di una rubrica. In questo caso ci aspettiamo moltissimo dal portale, che poi più avanti nella serata verrà presentato ufficialmente, perché sarà quella la vera, il vero strumento, la mappa, nello stesso tempo sia la visualizzazione, sia il bacino, il granaio, il magazzino da cui noi potremo attingere e immettere le informazioni che servono per agire in maniera coordinata. Ho detto che si autodefiniscono gruppi di lettura e in realtà sono anche qualcos'altro. Quindi a questo punto soltanto un'analisi più approfondita ci potrà dire cosa sono, cosa stanno diventando e cosa vogliono e possono diventare. Quello che interessa a noi a questo punto, saputi quanti siamo, saputo che insomma c'è una prospettiva di crescita, cosa facciamo a questo punto? Non siamo più così minoritari come pensavamo, non siamo più così marginali, non raggiungiamo i numeri né della Spagna né dell'Inghilterra, del resto l'Inghilterra vince facile perché ha anche la regina che è una lettrice, scusate, noi ancora non abbiamo segnali in questo senso, quindi aspettiamo rinforzi da parte delle istituzioni. In ogni caso non è poco. E a questo punto, anche se nella finzione temo, a questo punto noi siamo qui per chiederci
dove andare. È evidente che la nostra consapevolezza di non essere più marginale deve indicarci un nuovo modo di agire. Non si tratta certamente per le biblioteche di colonizzare quelle che sono le formazioni spontanee, non è nello stile della biblioteca, che peraltro spesso ha una vocazione e una simpatia verso le minoranze, per cui proprio non ci aspettiamo atteggiamenti di colonizzazione. Ci aspettiamo la massima apertura e creatività nel fornire occasioni, supporti, strumenti. Perché la biblioteca ha sicuramente una grande convenienza, e non sto a ripetere quello che altri meglio di me hanno detto, ha una convenienza perché ha nei lettori, trova nei lettori i suoi più grandi amici, e questo è un risultato importante. Giochiamo questa amicizia adesso su scala più grande, perché noi diciamo che effettivamente le risorse umane e finanziarie da ormai un decennio sono in calo tombale, e non possiamo certo aspettarci che il trend si risolva in positivo. Tuttavia, noi abbiamo un patrimonio, abbiamo accumulato un piccolo grande granaio di qualcosa che forse non sappiamo cosa sia, ma è sicuramente una grande risorsa. E io credo che adesso si tratti di mettere, come dire, in una forma di contagio organizzato, consapevole, nei confronti delle zone o dei territori o delle istituzioni o delle associazioni o di ogni qualsivoglia soggetto che si occupi di lettura, una azione coordinata. Non so essere più precisa, rischio di dire anche delle banalità dal punto di vista delle strategie, ma sicuramente una parola d'ordine è: la biblioteca dei legami deve sperimentare legami in piccola, grande, media scala, deve accreditarsi in maniera consapevole di rappresentare non più degli sparuti e anche un po' bizzarri lettori, ma di rappresentare una comunità che sta crescendo, una comunità che sarà ancora minoritaria, ma può rappresentare proprio per questo una voce di libertà. E gli eventi, nonostante la crisi, come vi dicevo, alla fine si fanno, perché io credo di aver notato che, nonostante tutto, forum, festival, feste e altro che ha a che fare con il libro, comunque anche di ottima qualità, tuttora quest'anno, in questi ultimi anni, si sono fatti. Di conseguenza vorrà dire che qualcuno ancora si fa carico, dal punto di vista delle risorse, dell'organizzazione, di queste, chiamiamoli, appuntamenti importanti, a partire dal Salone del Libro fino ai presidi del libro. Io credo che a questo punto noi dovremmo prendere in mano il nostro destino e cominciare a ragionare in maniera organizzata. Che lo strumento possa essere una fondazione, possa essere una federazione più leggera, altre forme di strutturate, di organizzazione, di darsi la parola, di essere solidali e proporsi verso una comunità più ampia, credo che questo sia ormai il tempo di farlo, perché in ogni caso le risorse pubbliche che vengono utilizzate per promuovere in senso lato e vario e a volte anche discutibile la lettura sono comunque risorse anche dei gruppi di lettura. Di conseguenza noi abbiamo questo mandato, questa possibilità. E poi ancora i gruppi di lettura possono essere loro stessi dei testimonial di cosa sta cambiando nel mondo dei lettori. Lo sono in prima persona quando parlano con altri. Siamo abituati al passaparola di uno a uno, adesso dovremmo inventarci un passaparola ben più organizzato. Abbiamo gli strumenti che ce lo offrono, sono offerti dalle risorse della rete. Il portale è probabilmente uno di questi strumenti più importanti che potrà consentire di incrociare. Dovremo mettere le mani in pasta, dovremo biblioteche e gruppi autonomamente in circolo, in piccoli gruppi, in gruppi medi, darsi la voce e mettersi in gioco in una scala più grande, perché non possiamo più rimanere a coltivare questa nostra meravigliosa arte, perché altri ne hanno bisogno. Noi siamo convinti, in maniera un po' forse arrogante, che altri aspettano questo nostro
questo nostro modo di leggere. Il metodo funziona, l'abbiamo visto, basta lasciarlo lavorare, intendo dire il metodo del gruppo di lettura, che ha comunque, in Italia perlomeno, abbiamo visto alcuni termini minimi comuni denominatore che mi sento brevemente di dire. Sono piccoli gruppi, come tutti gli altri che abbiamo visto, sono composti da lettrici adulte, 30, 40 e anche oltre. Il fatto che siano lettrici a me non dà nessun fastidio, personalmente, perché non so perché, forse non riuscirò mai a saperlo, ma se le donne leggono, i gruppi di lettura saranno il femminile. In ogni caso sono apertissimi tutti a qualsiasi partecipazione. Quindi sono volontari su base gratuita, sono piccoli, perché anche il gruppo troppo numeroso rischia di mandare in palla il meccanismo, dal momento che le attese del lettore spesso, quando il gruppo è molto grande, vengono vengono deluse, perché il giro e la volontà di parlare diventa sempre più rarefatto, quindi perde anche quella gratificazione che il lettore, quando socializza la lettura, si aspetta dall'impegno, dall'attesa che ha messo, dalla fatica, dal suo investimento nella lettura. Ecco, quindi sono piccoli, sono adulti, sono donne, sono volontari, sono aperti a tutti, si danno delle regole autonome, tendono a non accettare imposizioni dall'esterno, anche se di altissimo livello, hanno più o meno una figura di riferimento, che sia della biblioteca o autogenerata, non ha molta importanza, e soprattutto la cosa più che li caratterizza i gruppi italiani è scelgono un libro, o anche programmandone più d'uno, dopo averlo letto individualmente, con proprio agio, con i propri tempi, dandosi un appuntamento più o meno mensile, e ne discutono insieme. Normalmente al 99% l'opera viene letta integralmente dai partecipanti. Sono ammessi gli uditori e tutti gli ospiti che volete, e per questo non è un problema, ma discutono di un patrimonio comune che è la lettura individuale, e questo li caratterizza almeno. Leggono narrativa, sappiamo, prevalentemente bestseller di qualità, ma i più arditi si azzardano anche verso autori molto impegnativi e verso i nuovi autori emergenti. E ogni bisogno di lettura poi trova una sua modalità, quindi possono esserci lettori di letteratura sentimentale e gruppi di lettura di letteratura di classici o anche di nuove promesse. Di conseguenza io a questo punto credo di poter dire che le varianti sono per definizione tante, ma anche meno importanti rispetto al minimo comune denominatore. Non mi soffermo sul ruolo più o meno variegato del coordinatore, che comunque in Italia ha assunto diverse facce, dal garante delle regole al maestro di gioco, dove si vede l'intenzione di mettersi in gioco in quanto lettore, non in quanto guida più o meno spirituale, che, ed è una cosa molto importante, fino al facilitatore che usa magari competenze tipiche dei gruppi di interesse, dove il facilitatore ha delle proprietà maieutiche che mette in campo per aprire il dialogo. Ecco, questo più o meno è il panorama. Vorrei soffermarmi e raccontarvi di tutti i gruppi veramente strani, come dice il nostro titolo, ma che strani non sono, anzi sono meravigliosamente originali, dai gruppi di lettura nati tra i detenuti, e forse non sono poi così liberi di parteciparvi, ma è un'esperienza di cui vorremmo sentir parlare nelle carceri italiane, in qualche ospedale. Abbiamo parlato di librerie, poi ci sono i più conviviali che si trovano in ristorante, enolibreria, abbiamo visto 2-3 caffè e bar, luoghi di lavoro, pochissimi in Italia, questo mi stupisce fino a un certo punto, e qualche associazione più o meno tematica che a sua volta, e vorremmo capire come,
dà vita a questo momento di comunanza molto interessante. Credo di avere detto quasi tutto, se non quello di che è una delle frontiere più interessanti per i gruppi di lettura che si danno una voce e quindi che si danno una mano, è quella di entrare con grande consapevolezza e con una valigia di strumenti molto attrezzata, perché in parte ce l'ha già, nel capire, montare e smontare il meccano della fabbrica del libro, espressione che indica quella entità che produce l'oggetto della lettura, con cui la lettura si confronta. I lettori, secondo il mio punto di vista, sono in grado di essere interlocutori qualificati rispetto alle scelte editoriali. Possono dare una, come dire, un contributo e anche creare un'interlocuzione non necessariamente sempre omologata a chi fa le scelte editoriali nel nostro paese. In questo caso è proprio interessante vedere gruppi di lettura, e non uno ma più d'uno, che in occasione di una presentazione di un libro, di una conferenza, di un evento di rilevanza regionale, sa esprimere un punto di vista come quello della comunità dei lettori. Io mi aspetto molto da questo allenamento della critica del lettore comune, perché è un campo in cui i singoli che si riuniscono nel gruppo e possono dare un apporto molto molto originale, e credo che ce ne sia anche molto bisogno. Per finire, una suggestione visiva: è un autore, un artista italiano piemontese che mi sta seguendo evidentemente. Ogni volta che io vado a vedere una, più o meno una mostra eccetera, incrocio in qualche modo Giuseppe Penone, che in un'ultima mia visita a una galleria d'arte a Torino ha esposto questo che si chiama Propagazione. Non si vede tanto bene, ma nel centro di questa linee parallele, disegnate come una sezione di un albero, di cui quindi vediamo tutta la vita, c'è al centro un riquadro, che poi è un foglio, dove ci sono, forse non si vede benissimo, tre impronte di tre artigli di un animale, suppongo felino, le tracce, le impronte. Da queste tre tracce si apre questa ondata quasi infinita di onde e di segni vitali. Ecco, io immagino fra qualche anno di tornare a Cologno o da qualche altra parte e di vedere i nostri gruppi di lettura come tante motori di propagazione. Questa cosa mi fa sentire meglio. Grazie.